collaborazione tra Santini e Decathlon e Unione Ciclistica Internazionale non riguarda soltanto capi di abbigliamento come jersey e pantaloncini, ma anche i guantini di Santini. Questi guantini che vedete nella colorazione nera sono stati realizzati per la stagione estiva e la caratteristica principale è la sua leggerezza. Sono molto leggeri, in particolare sono anche molto traspiranti. Adesso me li tolgo per farvi vedere quanta luce passa attraverso questi guanti, non so se riuscite a vederlo, ma questa è una caratteristica fondamentale. Molti ciclisti ancora oggi guidano la propria bicicletta, pedalano sulla propria bicicletta senza utilizzare guanti. Utilizzare un buon guanto su una bicicletta da corsa è fondamentale e ovviamente il guanto deve essere un guanto di qualità. Ovviamente il guanto di Santini lo è per antonomasia. Questo guanto lo potete trovare sia nei negozi Decathlon che online, ma tornando alle caratteristiche del guanto, il guanto deve in qualche modo aumentare il grip della mano sulla barra manubrio, sia normalmente quando si guida sia quando si frena. Allo stesso tempo deve espellere molto molto sudore dal guanto e contemporaneamente deve alleviare le fatiche del peso del corpo che grava sulle mani del ciclista quando è in posizione di spinta sui pedali. Sono tutte caratteristiche che il guanto Unione Ciclistica Internazionale Santini in vendita da Decathlon ha. Questo modello in particolare costa 24,99 euro. Questo modello è disponibile in 3 taglie. Vi dico già subito che ad oggi sono quasi esauriti, quindi se volete acquistarlo il consiglio che vi do sempre è quello di andare subito a cercarlo nello store online, vedere se la vostra taglia è ancora disponibile e prenderlo. La mia è in taglia S. Il palmo della mano è in materiale antishock, questo è fondamentale per assorbire tutte le vibrazioni che le asperità del terreno trasmettono alla ruota, al cerchio e di conseguenza al manubrio. Avere un buon guanto con un buon materiale antishock, ve lo garantisco, aumenterà notevolmente il vostro piacere di guida. Come vedete, il palmo del guanto è traforato. Questi piccoli fori serviranno per espellere tutto il sudore e tutta l'umidità all'interno del guanto. Il materiale con cui è composto il dorso di questo guanto deve avere le stesse caratteristiche di traspirabilità e allo stesso tempo elasticità del jersey, in particolare qua nella manica. Questa è licra tessuto sprinter, quindi una licra molto traspirante, molto elastica, che come vedete segue il movimento della mano senza troppa fatica. Molto interessante la fascia tergisudore che trovate nella parte interna tra pollice ed indice, eccola qua. In sostanza, per diciamo togliere il sudore alla fronte dovrete andare a fare questo movimento come se steste cercando terra sulla prua di un'imbarcazione. Comunque il guanto ha anche questa piccola linguetta per aumentare la calzabilità del guanto e devo dire che è veramente un ottimo prodotto. Spero che Decathlon me lo lasci, perché la particolarità principale di questo guanto è la sua leggerezza e la sua traspirabilità. Se non me lo avessero dato in test sarei andato io a prenderlo, perché vi assicuro è un capo veramente tecnologico. Come tutti gli altri capi della collezione Santini, anche questo guanto non va lavato a temperature superiori ai 30 gradi, meglio se a mano. Se volete utilizzare la lavatrice per lavare questo guanto, vi consiglio sempre una temperatura inferiore ai 30 gradi, bassi numeri di giri, lo risvoltate anche in questo caso, andate ad utilizzare un sapone molto delicato, meglio se antibatterico, e mai utilizzare la candeggina. Ok ragazzi, a questo punto è arrivato il momento di tornare in sella per fare la prova di questo fantastico guanto. Andiamo! Ottimi, veramente ottimi questi guantini, ormai sono diverse centinaia di chilometri che li sto provando. Confermo tutto quello che ho detto nella presentazione del video su guantini leggeri, traspiranti, anti-shock. Meno le vibrazioni, meno il fastidio del sudore senza perdere però quel
quella parte fondamentale che è il grip, che poi porta ad un ottimo controllo della nostra bicicletta. Bene ragazzi, per oggi è davvero tutto, noi come sempre ci vediamo nel prossimo video, buon allenamento, alla prossima, ciao!